Ancora una volta i vandali la fanno da padrone. I giardini di Piazzale Europa sono stati chiusi purtroppo a causa dei danni che sono stati effettuati, in quanto non ci sono le condizioni perché l'utenza le possa utilizzare in tranquillità. E la gente ha paura di segnalare, però purtroppo se nessuno fa una telefonata ai carabinieri o alla pubblica sicurezza, è chiaro che questi personaggi continuano a fare i loro comodi e saremo sempre in queste condizioni. È veramente brutto continuare a vedere queste situazioni. Ma sti danni qua chi li ha fatti secondo te? Giovani, Giovani. sì, perché delle volte vedo anche delle bottiglie, vuol dire che Ma tu l'hai visto qualcuno dentro? no, mia, alle 8 vado a casa, 8 e mezza. Secondo te la colpa di chi è questa roba qua? Ma per me l'alcol, che lo ribeve o il fume, dopo non capisce più niente e fa quello che fa. Ma senti una cosa, qua siamo in Piazza Europa, no? Sì. E ci sono tutte queste case attorno. È No, ma possibile che nessuno vede mai niente e siamo qui nessuno dice mai adesso, sì. niente? Ammettiamo che mi veda qualcosa. Come posso dire di sta quello quando che ho un taxi in strada che non ho garage? È logico, se mi dico sì di sta quello, al secondo giorno mi trovo la macchina o sfregiata o bruciata o tagliare gomme. Va Comunque bene. però mia la sera vado su qua, dopo le 8:30 i tassisti va a casa. Chiede poco anche del giorno. Non ho Il capito. peccato è che tanto se uno butta un fiammifero tacca fuoco tutto. È tutto tutte foglie di pino. Hanno rotto un lampione, cosa hanno Sì, rotto? un lampione, di là si vede molto bene. Sapore, c'è poco da dentro, vado sempre mi, a trovare di là. È veramente una cosa incredibile e indegna. È una cosa indegna. Un parchetto tanto bello che potrebbe utilizzare la gente, quei bambini, i soliti deficienti. Non è giusto però una cosa del genere. Non è assolutamente giusto. Ecco qua il lampione rotto, bidoni buttati per aria. E quindi tristemente salutiamo qua dal parco di Piazza Europa, veramente una tristezza.